Ringraziandoli per il lavoro prezioso in questi 2 anni di pandemia, il presidente della regione siciliana Nello Musumeci è intervenuto al Teatro Politeama di Palermo, al secondo congresso nazionale della Federazione Ordini Professioni Infermieristiche. Al 31 dicembre scorso sono quasi 4.000 gli infermieri assunti di ruolo nelle 18 aziende del servizio sanitario regionale, la maggior parte frutto di procedure di stabilizzazione. La condivisione delle graduatorie a tempo indeterminato ha consentito la contrattualizzazione di circa 1.500 unità. Un centinaio inoltre sono i professionisti ritornati in Sicilia grazie al meccanismo della mobilità extraregionale. Restano ancora da concludere presso le ASP di Palermo e Catania infine le procedure di bacino che dovrebbero consentire l'immissione in servizio di ulteriori 1.000 unità di infermieri. Questo governo ha proceduto alla stabilizzazione di migliaia di infermieri, abbiamo proceduto al reclutamento di altre migliaia con le procedure dell'utilizzo delle graduatorie a tempo indeterminato, stiamo lavorando per consentire l'accesso alla formazione visto che aumenta la richiesta di personale infermieristico, penso alle nuove strutture, alle case di comunità, alle strutture private, e sono qui per dire grazie soprattutto agli infermieri, grazie per quello che hanno fatto, per quello che fanno, il loro contributo è straordinario, essenziale, noi siamo accanto a questa categoria come lo siamo stati negli anni passati e sono convinto che possiamo guardare con ottimismo al futuro, perché se il peggio è già alle nostre spalle, abbiamo solo il dovere di consolidare le presenze, di dare una prospettiva di futuro a tanti giovani e di procedere al raggiungimento di un tasso di formazione degno delle sfide che questa professione entusiasmante comporta.